sta per andare in onda, Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, su Radio Science. Buonasera da Pianeta Oggi TV di Venezia, in studio Massimo Bonella. Prima di dare la linea alla trasmissione di Radio Science e Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, condotta da Alviano Appi, collegato via Skype da Pordenone, subito la notizia che emerge in primo piano: la crisi, la grave crisi dell'emittenza radio televisiva locale. Come avete sentito, ci sono già delle persone che si trovano senza lavoro, emittenti che hanno chiuso, l'ultima antenna 5 di Empoli dopo 40 anni di servizio sul territorio toscano. Poi la redazione a casa, dicevo, ecco il caso drammatico dell'emittente televisiva di Gorizia, la Telemare. Insomma, cosa sta succedendo? È un grave problema. Qui, cari signori, è a rischio un pezzo della democrazia. Dunque, da tempo si era capito che danno fastidio questi emittenti locali, e forse perché dicono la verità, perché sono veramente libere. Istruiscono troppo la società, contribuiscono ad il livello culturale. Su questa frase ci colleghiamo alla fine. Già dagli anni Ottanta avevano iniziato a mettere i bastoni fra le ruote. Qualcuno si è preso tutte le frequenze, hanno lasciato fare, ebbene, ne è nato un monopolio, e con le leggi a loro favore. La cosa è andata avanti fino al 2012, con il passaggio al digitale terrestre. A quel punto, ulteriore colpo alle locali, perché le frequenze UHF, VHF, vale a dire banda terza, banda quarta e banda quinta, chi è addetto ai lavori sa a cosa mi riferisco. Dunque, queste frequenze, le migliori di queste frequenze, sono andate ai soliti noti network, con addirittura tutta la numerazione dei televisori o decoder a pro loro. Alle stazioni locali gli sono state assegnate le peggiori frequenze, interferite da altri fronti d'onda provenienti dai paesi confinanti, dovendo cambiare più volte di frequenza. Le conseguenze sono immediata perdita di ascolti e quindi di pubblicità locale. Veniamo ad oggi. Non contenti, un ulteriore attacco alle RTV locali: gli vengono spezzate definitivamente le gambe, tagliando i contributi previsti per la gestione anche delle redazioni giornalistiche, erogando briciole, a differenza dei network interregionali. Parlo delle emittenti interregionali, sottolineo perché la frase chiave è questa, che gli vengono erogati addirittura, pensate, milioni di euro. Conseguenze: è iniziata una moria di TV locali con le redazioni a casa. Un esempio, tutti, un esempio che vale per tutti, il caso che ho detto prima di Telemare, che questa emittente ancora trasmette, ma in condizioni molto difficili. Ci sono a rischio di chiusura 450 televisioni e 800 stazioni radiofoniche, e si stima, incluso l'indotto, oltre 5.000 lavoratori che resteranno senza lavoro. Con la manifestazione della REA del 2 ottobre a Roma, Di Maio non ha convocato il presidente Antonio Diomede, alla luce del fatto che le emittenti locali avevano sempre appoggiato il Movimento 5 Stelle, tra l'altro. Per concludere, tornando in testa, come vi avevo preannunciato, a questo editoriale, a questa riflessione, constatiamo la nascita di un monopolio con tante televisioni, spesso anche inutili, in mano a pochi soggetti, con programmi atti a contribuire ad abbassare il grado culturale della società. L'esatto contrario del ruolo delle RTV regionali. Dunque prosegue questa battaglia intensa della REA a difesa delle RTV locali, e noi delle testate web siamo pronti ad allearci con loro e fare unione. Ne va della sopravvivenza della nostra democrazia e di posti di lavoro. Domani a quest'ora
è prevista qui a Radio Science uno speciale, una trasmissione straordinaria, dove parleremo ancora di questo e avremo in collegamento diretto da Roma il presidente dell'AREA, Antonio Diomede. Sono le 19.06. Prima di dare la linea a Radio Science, volevo, dalla nostra testata, farvi una breve rassegna stampa, cosa abbiamo nella home page, perché non so quanto vedrete ancora queste trasmissioni, perché prima o poi attaccheranno anche il web, anche le testate. E allora vorrà dire che scenderemo negli studi con la divisa in assetto di guerra. Siamo costretti, ci costringete a fare una cosa del genere. Allora stiamo, cari ascoltatori, con le antenne molto alte, perché ne va della libertà di stampa, ne va della libertà di espressione, ne va della libertà della democrazia. Allora, nella home page, dicevo, abbiamo intanto una trasmissione esclusiva, un'intervista a Odino Marcon, musicologo, grande amico di Charles Aznavour, e potremmo assistere anche ad un breve messaggio del grande, notissimo artista Aznavour, e altresì un'intervista che sottoscritto poi ha fatto al suo amico Odino Marcon. Il tutto è stato registrato a Treviso nelle scorse settimane. Poi ancora incontro con la LAV, intervista a Massimo Vitturi, responsabile nazionale area animali selvatici. Tutto questo naturalmente è in collaborazione col circuito RTV interregionale, quindi con appunto in digitale terrestre, in FM stereo, in AM con la nuova emittente a diffusione seminazionale da Trieste, Radio Diffusione Europea, e quindi con il circuito, perché ormai è un circuito, di Radio Science TV, RST Science. Si prosegue, a taglio medio ci sono alcuni articoli molto importanti, ve ne segnalo alcuni, l'attentato, pezzi di verità per sconfiggere la bestia, in collaborazione con la testata Antimafia 2000, All News di Palermo. Vi invito a leggere questo articolo perché c'entra proprio il problema della mafia e di perché le cose non vanno bene in questo paese. Poi ancora, menti raffinatissime contro il PM Di Matteo, in collaborazione sempre con la testata, tanti articoli scritto da Giorgio Bongiovanni. Poi ancora abbiamo gli esteri, perché adesso abbiamo anche una nuova pagina, in collaborazione questa con anche Radio Science TV. NATO Russia, i preparativi per l'ultima guerra, di Margherita Furlan. Poi ancora l'editoriale di Giulietto Chiesa. E quindi vi segnalo ancora un altro articolo molto importante, anzi ultimi due, il primo è questo, siamo mai a taglio medio-basso, caso Orlandi, ritrovato uno scheletro, disposta un'analisi dei resti. Poi ancora Nicola Gratteri, la politica ha utilizzato la mafia per fare i propri interessi. Questa è la nostra home page della testata Pianeta Oggi TV All News da Venezia. Sono le 19.09, vi ricordo comunque sempre quella che è la notizia in primo piano, questa grave crisi dell'emittenza radio televisiva locale in Italia, specifico in Italia perché all'estero non è così. Allora, linea adesso a Radio Science, pronto in postazione a Pordenone Alviano Appi, collegato via Skype. Saluto naturalmente la regia centrale Rosario Moreno, che è anche l'editore di questa emittente Radio Science TV, che trasmette dal centro storico di Treviso. Benissimo, dunque la linea allora ad Alviano, noi ci sentiamo se ci sono aggiornamenti importanti al termine, o altrimenti vi do appuntamento domani a quest'ora con la trasmissione straordinaria sulla crisi delle RTV locali. Bene, allora Alviano, a te la linea. Grazie Massimo e buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Allora, noi partiremo questa sera con l'approfondire un articolo di Antimafia 2000. Ricordo a chi ci ascolta che quest'anno è stato un anno intenso, molto intenso sul fronte della mafia, ma a questo punto dovremmo dire della mafia estesa,
cioè della mafia che ha a che fare con lo Stato. C'è stata un'importantissima sentenza, quella dell'aprile, del 19 aprile, in cui per la prima volta uomini delle istituzioni, politici come Marcello Dell'Utri, uomini delle istituzioni, dicevo, come il generale Subranni, il generale Mori, e uomini della mafia, vengono condannati per il medesimo reato. Bene, dopo questa importantissima sentenza che ci aiuta a capire come per tantissimi anni il nostro paese non è mai, possiamo dire dal dopoguerra, il nostro paese non è mai riuscito ad avere una democrazia compiuta, ecco, questo perché capiamo che ci sono parti delle istituzioni, parti della politica che collaborano con la malavita, sicuramente per interessi propri. Diciamo che c'è una convergenza di interessi, e andando avanti nello studio dei processi che sono stati portati a termine, l'impressione è che la mafia in realtà sia quasi diciamo il braccio di un potere più ampio, che però non è solo istituzionale e politico come accennavo poco fa, ma è anche economico, finanziario e diciamo anche transnazionale, perché interessi sovranazionali si intrecciano con affari e con volontà di tenere la democrazia italiana, diciamo, in qualche modo sotto controllo. Ecco, è per questa ragione che abbiamo deciso in questa occasione di provare ad approfondire un articolo che è comparso proprio su Antimafia 2000 qualche giorno fa, il processo 'Ndrangheta stragista. Il titolo è "Dalla DC, dalla Democrazia Cristiana a Berlusconi. Il pentito Di Filippo racconta i patti, tra virgolette, con la politica". E si tratta di un articolo di Aaron Pettinari, vice direttore della rivista online Antimafia 2000, e Davide De Bari. Allora, cominciamo con la lettura dell'articolo. Da quando sono nato, da quando sono nato e ho convissuto con la mafia, c'è sempre stata la politica di mezzo. A parlare Pasquale Di Filippo, un collaboratore di giustizia più che un pentito, un collaboratore per essere precisi. Prima c'erano i democristiani, dice Di Filippo, poi i socialisti, poi il Partito Radicale, poi Berlusconi. In Sicilia non sale un partito se non è d'accordo con la mafia. Ricordiamo che il partito di Forza Italia, quando andò al potere, nella regione siciliana ricevette 61 seggi su 61. Bene, continuiamo con la lettura. Può succedere che sale un partito estraneo a Cosa Nostra, ma loro ci metteranno sempre qualche infiltrato. Fino a quando ci sarà la mafia, non ci sarà mai una politica senza mafia. Scusami un attimo. Sì, prego. Alviano, volevo intervenire. Buonasera a tutti i nostri amici ascoltatori. Ogni tanto io dalla regia intervengo, così facciamo anche un dialogo e facciamo capire un po' ai nostri amici che questi articoli, che sono importantissimi, perché sono articoli di una rivista che secondo me
è la rivista più pregiata che abbiamo sulla lotta alla mafia in Italia, e forse non solo in Italia, perché nel mondo non esiste, non dovrebbe esistere la mafia, noi è una cosa che abbiamo anche esportato. Quindi... possiamo dire, Rosario, che è comunque la rivista più letta dai mafiosi. Se può essere una notizia. Io spero che la leggano anche gli altri, insomma, anche quindi, noi. Ecco. Quindi antimafia2000.com è l'indirizzo, e questo è importante, il 2000 è scritto in lettere, non in numeri, ricordatevi questo. E io consiglio sempre, con chiunque parlo, perché la prima cosa che faccio la mattina quando faccio la mia rassegna stampa, io vado anche a spulciare antimafia2000.com, quindi è giusto per vedere gli articoli, cosa è uscito di nuovo, purtroppo per disgrazia del nostro paese. Tu prima hai letto la prima parte del collaboratore di giustizia Pasquale Di Filippo, no? Quando dice da quando sono nati, ho convissuto con la mafia, eccetera, eccetera. Prima parlavamo di emittenza locale, eccetera. Diciamo che non è collegata alla mafia, però il discorso che faceva anche Massimo sulla questione, che facciamo tutti, sulla questione dell'emittenza locale, che ci sono a rischio quasi 5.000 posti di lavoro con l'indotto, chiuderanno 450 televisioni, 800 radio, eccetera, mi sembra un po' una cosa forzata che ha fatto questo governo. Io non lo voglio collegare alla mafia, badiamo questo, eccetera, però secondo me qualsiasi cosa si fa, qualsiasi sopruso che viene fatto ai danni di qualcun altro, secondo me è condannabile. Quindi, come è condannabile la mafia, è condannabile anche questo. Quindi volevo affermare questo mio preambolo, perché è molto importante. Io spero soltanto che il Di Maio, che Beppe Grillo, chiunque del Movimento 5 Stelle risponda al presidente dell'Area, Antonio Diomede, perché non lo so se ha risposto. Io sono andato a leggere sul sito dell'Area le lettere che lui ha mandato a queste persone, quindi non so se ha avuto una risposta oppure no. Comunque domani alle 19, con l'aggiornamento appunto col presidente Diomede, vedremo cosa è successo. Ritornando a noi, la rivista, se tu hai letto la prima parte che dice questo Pasquale Di Filippo, che è una parte molto importante, io non so se è vero, vediamo se quello che dice Pasquale Di Filippo sia una cosa vera, presumo che sia vera, però già se nella trattativa Stato-mafia, nella prima sentenza, c'è stata una condanna, quindi anche da parte di esponenti di questo Stato, mi fa pensare, mi fa ragionare molto, cosa che non ha fatto la stragrande maggioranza degli italiani alle ultime elezioni. Ragionare significa non dire non andare a votare, bisogna andare a votare, per l'amor del cielo, però cercare di scegliere il meno peggio, perché alla fine o facevamo vincere i 5 Stelle o non facevamo vincere i 5 Stelle. Io non sono per i 5 Stelle, quindi lo dico, non li ho votati, però per me qualsiasi partito è buono fino a quando dimostra di essere onorabile, cioè nel senso che abbia onore, perché io credo ancora nell'onore. Non l'onore mafioso, l'onore della persona, che sia una persona seria, una persona diciamo che non abbiano condanne, che non siano delinquenti, che parlano seriamente, che quello che dicono lo facciano. Io sono qui che alla finestra che attendo questi qua. La cosa che mi ha colpito molto è il fatto che poi abbiano fatto questa alleanza, questo strano connubio con la Lega di Salvini. Carissimi amici del Movimento 5 Stelle, io non lo so, dovevate per forza andare al governo? Per forza dovevate governare? Non lo so, staremo a vedere. Io sono qui alla finestra che aspetto. Adesso ritorniamo ad Antimafia 2000. Io ci tenevo a fare serie perché ce l'ho qui sul gozzo sto discorso del Movimento 5 Stelle Lega, perché credevo almeno nella lotta, nella parte di lotta del Movimento 5 Stelle. Comunque, ritornando all'articolo, questi articoli. Se posso fare un'osservazione su quello che stai dicendo, Rosario, che penso sia comunque importante, sia su quello che hai detto per quanto riguarda le TV, le radio locali, sia per quanto hai detto sul Movimento 5 Stelle, io
partirei dalla seconda osservazione. Diciamo che c'è stato un momento in cui il presidente Fico sperava di fare un'alleanza diversa, perché sarebbe stata più naturale, come ha sottolineato più volte il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio. Purtroppo così non è stato, e forse non si è voluti lasciare scappare la volontà di fare qualche cosa. Però sono d'accordo con te. Scusami Alviani, io non volevo che facessero un'alleanza. Avremmo rifatto le elezioni. Saremmo di nuovo andati alle urne, per il semplice motivo che io vedo un'alleanza strana, anche quella che ho presumo che tu dica, diciamo, col PD o qualcosa del genere. Non è naturale neanche quello, non è naturale, perché il Movimento 5 Stelle o è una cosa alternativa o non lo è. Due sono le cose. Cioè, io non è che io vedo il grigio tra il bianco e il nero, per l'amor del cielo, però sono troppo forzate sia da una parte sia dall'altra parte, perché il PD non è un movimento di sinistra, non è un partito di sinistra. Ah, assolutamente d'accordo. Quindi, con te, per quanto mi riguarda, stiamo parlando di una persona che è di sinistra sul serio, quindi non è di sinistra, quindi avrebbe fatto sempre una strana alleanza nel PD. Ricordiamoci che il PD è un partito che è nato tra i vecchi comunisti, diciamo riformisti, voglio dire, con democristiani, socialisti, socialdemocratici, c'è tutto un capito in mezzo la cosa, quindi non potrebbe mai dire la cosa, se vogliamo dirla tutta, proprio la questione del PD. Quindi io avrei detto: signori miei italiani, ci avete creato un problema, non ci avete dato la maggioranza. Secondo me può darsi che a quel punto ci sarebbero stati dei tentativi di fare altri governi con altre cose, però loro avevano la forza in quel momento di potersi imporre in qualche modo, perché il Movimento 5 Stelle, chiunque lo possa dire, che venga a dire, come unico movimento, unico partito, movimento, come vogliamo chiamarlo, aveva avuto una marea di voti, aveva la maggioranza rispetto agli altri partiti che erano tutte coalizioni. Prendi il centrodestra, era una coalizione, e oggi, cioè in questi giorni, Berlusconi lo sta dicendo a Salvini, cioè tu non hai preso tutti quei voti, li hai presi perché li abbiamo presi tutti insieme, tutti quei voti, non so se rende l'idea. È la stessa cosa del PD, quindi ma avevano fatto una legge che favoriva le coalizioni proprio per non essere spazzati via. Perché appunto non vogliono perdere il posto su quello scranno, perché porta soldi nelle proprie tasche, parliamoci chiaro, spendono dei bei soldi a stare lì, e poi lavorano dal lunedì al venerdì, e non sempre. E allora era ben previsto e naturale questa cosa. Non volevo portare il discorso sul Movimento 5 Stelle, Lega, PD, eccetera, per l'amor del cielo, perché sto dando troppa importanza a questa gente. La cosa è che sono deluso è dell'italiano, del popolo. Io non posso crederci che oggi sia gente ancora che vada a votare certe cose, certi partiti. Dopo 20 anni, 30 anni, 40 anni di malcostume, di malgoverno, di persone indagate, si sono inventati delle leggi per l'indulto, si sono inventate delle leggi per la prescrizione, si sono inventate di tutto pur di non andare in galera quelli che venivano condannati, non ci dimentichiamo di tutto questo, e sono sempre questi stessi partiti che sono là. E dico: italiano, ma sto neurone te lo vuoi proprio far camminare la tua testa, il tuo cervello? Vuoi farlo rimbalzare un attimino tra al centro della tua testa, che si muove e ti svegli un attimo? Che cosa dobbiamo fare perché l'italiano capisca veramente? Dobbiamo fare quello che un attimo fa, evitare quel pericolo, e anzi dare più forza a quella informazione che invece ma il Movimento 5 Stelle cerca di soffocare. Bravo. Assolutamente, perché c'è una disinformazione a livello sia
sia diciamo di mainstream, di televisione, ma anche di carta stampata, di importanti giornali come La Repubblica, Il Corriere della Sera, La Stampa, che stanno ingannando i cittadini, ma da decenni. Le notizie che vengono date, quando si dice una verità è mescolata con 10 menzogne, e per cui veramente anche il cittadino, è vero che dovremmo fare un piccolo sforzo di far lavorare di più i neuroni, veramente. Sì. Prendiamoci anche qualche responsabilità, però voglio dire che il sistema è costruito proprio per passarti informazioni adulcorate, per cui alla fine, se tu stai davanti alla televisione e ti compri i giornali di prima fascia, capisci che non potrai mai farti una vera opinione libera e costruttiva. Però sono d'accordo, ma rendiamoci conto che oggi noi abbiamo dei mezzi dove poter andare a trovarci l'informazione. Alviano, il nostro compito, il mio, il tuo, di Massimo, eccetera, è quello di invogliare le persone a andarsi a cercare l'informazione costantemente, non fermarsi a una notizia scritta su un quotidiano o una notizia detta per televisione sui vari TG, perché i vari TG sono nelle fotocopie l'uno con l'altra, mandare, detto, io penso delle volte quando io guardo il TG, no, e vado a ascoltare, a guardare quelle che mi fanno vedere, eccetera, io dopo me ne vado in internet e mi vado a cercare le notizie per confrontarle. Questo dovrebbe fare il popolo, la gente. Siamo d'accordo. Perché siamo, noi siamo in democrazia, quindi dobbiamo e abbiamo ancora la forza, fino a quando il potere resterà in mano al popolo, perché è il popolo che deve avere il potere, riusciremo ad andare avanti. Ma questo lo stiamo perdendo, e questa è la mia preoccupazione. Lo stiamo tutti i giorni perdendo, sto potere. Ci stanno ingannando col liberalismo, il neoliberalismo e tante stronzate del genere, quando quello che dovremmo parlare della nostra Costituzione, quello che dice la nostra Costituzione, e la trasmissione che fai con Marco Grilli quando fate la lettura degli articoli della Costituzione, che è importante, perché credimi, la gente non sa neanche che esiste, dove sta questa Costituzione. La volevano cambiare nel 2016, quando invece, come è stato detto anche dal PM Di Matteo, la Costituzione ha solo bisogno di essere applicata nella sua interezza. Dovrebbe essere applicata e già vivremmo in un altro paese. In altro paese. Diverso. Volevo dire una cosa ai nostri amici diverso. Che ci stanno ascoltando in questo momento, se volessero intervenire lo possono fare. 0422 16 26 622, se qualcuno vuol chiamarci può farlo chiamandoci al numero di telefono 0422 16 26 622, mandandoci un messaggio con WhatsApp 393 78 80 195 393 78 80 195, oppure scrivendo le nostre chat sia sul sito sia sul blog e sia su Facebook, e io cercherò di muovermi e capire se qualcuno ci scrive e ci dà delle informazioni oppure vuole dire la sua, perché qui è aperto, è uno spazio libero, no, Alvia? Quindi se qualcuno vuole dire. Nel frattempo continua con l'articolo, perché anche questo articolo di Aaron Pettinari e Davide De Bari, che mi sono letto, è lunghissimo, però noi leggeremo una parte, ma è molto interessante perché ci fa capire tante cose sulla mafia e quello che sta succedendo in Italia. Ricordiamoci, la mafia non è Sicilia, solo in Sicilia, la mafia si è spostata, l'Andrangheta si è spostata, la Camorra, si spostano perché vanno dove ci sono i soldi. Diciamo che quando il governatore della Lombardia diceva qua di mafia non ce n'è, una settimana dopo avvenivano gli arresti di 'Ndrangheta proprio a casa sua. Va bene, Formigoni, mi sto riferendo a quanto aveva sostenuto Formigoni qualche anno fa, e proprio una settimana dopo venivano fatti gli arresti anche di un certo livello. Allora, noi a parlare è questo collaboratore di giustizia Pasquale di Filippo, che è stato uno dei fedelissimi del boss corleonese Leo Luca Bagarella, ed era entrato in Cosa Nostra come uomo d'onore riservato. Attenzione che ci sono livelli
all'interno di Cosa Nostra molto importanti. Lui dice: sono stato battezzato come uomo d'onore riservato nel 1994, perché Bagarella ha voluto così. Nessuno doveva sapere niente di me tranne lui, cioè Bagarella, poi Matteo Massino Denaro, Antonio Mangano, Salvatore Grigoli, Giorgio Pizzo e Tony Calvaruso. Noi eravamo componenti di un gruppo di fuoco d'élite e da quel momento nessuno doveva sapere degli omicidi che sarebbero avvenuti. Però, dice l'articolo di Antimafia, il suo ruolo interno a Cosa Nostra era già evidente in precedenza. Infatti, lui aggiunge: ho fatto cose più delicate e importanti non essendo uomo d'onore rispetto a quando lo ero. Ho fatto da tramite tra carcere e fuori, muovevo i beni dei mafiosi e partecipavo a riunioni mafiose con mio suocero. La riservatezza di Di Filippo però durerà poco, perché purtroppo è successo che gli altri che facevano parte del gruppo di Brancaccio, e ci riferiamo ai fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, sono venuti a sapere del mio status. E poi lui inizia a parlare del patto con la politica. Parlando di Berlusconi e del nascente partito Forza Italia, l'ex killer ha ricordato, rispondendo alle domande del PM Giuseppe Lombardo, che tutta la mafia si è adoperata per far salire l'oro, perché ci doveva aiutare. Dal carcere mi hanno comunicato chi dovevo votare. Di Filippo non precisa il periodo, ma è sicuro che se ci sono elezioni nel 94, nel 93 si sa già chi dobbiamo votare. Quindi ha ricordato l'esistenza di un patto proprio con Berlusconi, e a dirglielo sarebbe stato proprio Bagarella. Forse non ha usato questa espressione, ma se un politico si mette d'accordo con un boss, non è forse un patto? Ha specificato. Quindi ha ricordato un incontro avuto con il cognato di Reina. Io andavo a colloquio da mio suocero a Pianosa e, per quello che capivo io, non erano trattati bene da quelle guardie, stavano male. Volevano che si togliesse subito il 41 bis, che si chiudesse il carcere di Pianosa. Quindi questa cosa mi faceva anche rodere. Io vedevo che soffrivano tutti. Ero così arrabbiato che in un incontro con Leoluca Bagarella gli ho detto: Luca, noi abbiamo votato Berlusconi, visto che ci doveva aiutare, perché non ci ha aiutato riguardo il trattamento carcerario? Perché tutti stanno a morire? Bagarella mi ha risposto: lascialo iri, che in siciliano vuol dire lascialo andare Berlusconi, a sto mescanazzo, poi quando può ci aiuta. Per il collaboratore Berlusconi sarebbe stato ostacolato da due politici che osservavano l'operato del premier e gli impedivano di fare le cose per Cosa Nostra. Bagarella non gli avrebbe fatto il nome di questi soggetti, ma comunque avrebbe ribadito che lui avrebbe mantenuto gli impegni. Quindi praticamente diciamo che Pasquale Di Filippo fa capire che c'è un momento di difficoltà nell'andare incontro alle richieste dei mafiosi che hanno votato il partito che avrebbe dovuto poi, una volta essere in carica, fare le cose, fare le leggi a favore della mafia, specialmente quelle a livello carcerario, ma poi anche so per il sequestro dei beni, che era un'altra cosa a cui tenevano molto, e inoltre all'ergastolo. Però c'è un momento in cui diciamo che il governo Berlusconi fa fatica a, diciamo, ad emanare queste leggi. Poi andiamo ai legami con l'Ndrangheta, cioè tra mafia, 'Ndrangheta, Sacra Corona Unita e Camorra,
napoletana e campana c'è sempre stato un forte legame, sebbene nella maggioranza dell'immaginario delle persone queste sono forze distinte e malavita distinta. Dice De Filippo, riguardo al rapporto tra mafia siciliana e quella calabrese, che ovviamente è un punto chiave di questo processo, il collaboratore di giustizia ha ribadito che i rapporti con l'Andrangheta ci sono sempre stati e che erano direttamente gestiti dalla cupola. Di questo ne avrebbe parlato con i membri del gruppo di fuoco, tra cui Mangono e Grigoli. Sapevo che le armi che acquistavamo le mandavano certi calabresi, ha riferito l'ex uomo d'onore, che ha precisato: loro, i calabresi, sono sempre stati forti in questo settore, avevano mitragliette che noi in Sicilia non avevamo. Di Filippo ha raccontato anche di un favore che sarebbe stato chiesto da una famiglia che sta a Reggio Calabria, che sta sia a Reggio Calabria che a Milano, e che aveva dei buonissimi contatti con noi. Si trattava di una grossa partita di droga e quindi volevano il nostro appoggio, e abbiamo dato copertura sia nel 94 che nel 95. Il contatto sarebbe nato grazie a Cosimo Lonigro, che aveva un buonissimo rapporto con questa famiglia. Allora, intanto noi ci facciamo anche idea che aiutare una singola organizzazione mafiosa vuol dire aiutarle tutte, aiutare l'Andrangheta, la Sacra Corona Unita e la Camorra. Questo per dire che non è un accordo ristretto tra pochi uomini di una fazione e qualche politico, ma diciamo che sono accordi di sistema. Poi Di Filippo parla dell'arresto di Bagarella e del ruolo di Provenzano. Altri temi affrontati durante la deposizione, c'è anche il contributo da lui offerto come collaboratore di giustizia per l'arresto di Bagarella. Quando fui fermato dalla DIA a Palermo il 21 giugno del 95, io decisi subito di collaborare. Anche mio fratello Emanuele aveva preso quella strada. Io ero molto vicino a Bagarella e decisi di collaborare, e dopo uno o due giorni Bagarella è stato arrestato. Io dissi di seguire Tony Calvaruso, che era il suo autista, e Bagarella è stato poi arrestato vicino al negozio di Calvaruso. Ma la sua collaborazione è stata importante anche per altri aspetti, in particolare per quel che concerne le stragi del 93, che sono state le stragi che sono state portate nel continente. Ricordiamo quelle di Firenze, di Milano, di Roma. Nel 95 sono il primo collaboratore che parla di queste cose. Nessuno sapeva chi fossero i mandanti ed esecutori delle stragi di Roma, Firenze e Milano, ha detto. E io mi sono assunto la responsabilità di parlare, così come ho riferito su una cinquantina di omicidi. Ho detto chi è stato a fare le stragi, chi è stato ad uccidere padre Pino Pugliesi, ho detto che è stato Grigoli, che al tempo era incensurato ed aveva anche il porto d'armi. Quindi l'ex fedelissimo di Bagarella ha anche raccontato che dopo Riina in Cosa Nostra le decisioni erano prese da Bagarella. Provenzano non contava niente nei confronti di Bagarella. Se io dicevo qualcosa a lui, prendeva lui le decisioni. Addirittura, ha aggiunto il pentito, i capi mandamento davano del vossia a Bagarella in segno di assoluto rispetto, e se a lui non andava bene qualcosa li faceva fuori. Ecco, diciamo che questa è la sostanza di questo articolo, che mette bene in luce come un intero partito politico sale al potere anche grazie agli importanti voti. Adesso io non ho il quadro di che cosa è successo quando Berlusconi va al governo, ma sicuramente i 61 seggi ricevuti dalla regione Sicilia sono stati determinanti.
Ovviamente sempre, scusami se intervengo, anche sempre che è il suo collaboratore di giustizia che parla e dice tutte queste cose, in fin dei conti. Sì, certo. Cioè sempre lui che riferisce questo. Io l'articolo comunque, continuo un altro poco, questo articolo qua, vedo che insomma che poi questo è stato detto nell'udienza che c'è stata. Perché sì, si parla sì. addirittura che la corte, che era presieduta dal giudice Ornella Pastore, aveva rinviato poi l'udienza al prossimo venerdì 16 novembre alle ore 9:30. Quindi sono tutti riferimenti, tutto quello che ha detto l'ha detto qui in questa udienza, da quello che capisco io, vero? Sì, sì, è stato detto in questa udienza e diciamo che è circoscritto. No, non è che sono cose inventate da noi o inventate dal giornalista, cioè, in effetti c'è l'articolo, c'è, sì, perché sì, c'è un'udienza, quindi sono, cioè, è importante far capire ai nostri amici che ci ascoltano insomma l'importanza di questi articoli di Antimafia 2000. Perché ci tengono informati e ci fanno sapere costantemente, giorno per giorno, cosa accade nei nostri tribunali, anche in questi processi. Perché Antimafia 2000 ha tante altre rubriche all'interno, però oltre a, diciamo, ad avere questi articoli qua, ci sono anche delle altre rubriche. Per questo io invito gli amici a collegarsi ad antimafia2000.com, il 2000 è scritto in lettere, perché si vadano a leggere la rivista online. Poi ovviamente se vogliono dare adorazione anche a questa grandissima associazione, perché dietro Antimafia 2000 c'è l'associazione culturale Falcone e Borsellino, giusto? Esatto. Cioè, esatto. Io lo dico per semplice motivo, perché ci sono elementi, ci sono persone che si danno da fare, che lavorano dietro queste cose, e voglio dare merito a chi lavora, chi fa questo tipo di lavori, che è un lavoro molto importante, insomma. Diciamo che certi accenni che vengono fatti e l'importanza che viene data a queste votazioni ci fa anche capire come un importante ministro, che è stato quello alle infrastrutture del governo Berlusconi, Pietro Lunardi, aveva dato a suo tempo aveva detto una frase veramente che potrebbe turbare le persone, specialmente se dette da un ministro e non dette da una persona al bar, che con la mafia bisogna convivere. Da questo capiamo la grande difficoltà che può avere un paese come il nostro, Rosario, a decollare veramente come possibilità di essere. Noi immaginiamo soltanto la struttura industriale del nostro paese, come possa essere libera di esprimere il proprio potenziale se subisce una concorrenza così sleale come quella che viene fatta da forze che si diciamo alimentano la propria ricchezza, le proprie l'acquisizione, le proprie industrie che poi vengono acquisite tramite mercati che sono quelli, in realtà invece quelli della droga, delle armi, la circolazione del il nero che viene fatto e che dopo viene ad acquistare importanti pezzi della nostra forza costruttiva del paese, della forza industriale. Cioè non ci può essere una vera libertà in presenza di una sudditanza, di un potere così grande che trova sponda nello Stato, ecco. Ma sai qual è la sudditanza? Io la vedo in queste cose, ma la vedo anche in altre cose nel nostro paese. Per esempio l'evasione fiscale, il lavoro nero. Certo. La vedo nel modo di trattare gli extracomunitari. Io vedo tante cose sbagliate nel nostro paese che si potrebbero cambiare, ma che la gente non vuole che cambi. Perché fino a quando ci saranno le elezioni
e voteranno sempre le stesse persone, vorrà dire che il popolo gli sta bene questo. Forse se lo merita anche il popolo italiano questo. Io mi stupisco un poco, guarda, ti dico Rosario, un poco mi stupisco del fatto che un partito come la Lega, che è stato in qualche modo al governo per tantissimi anni, dal 92 in poi, possa ancora essere ritenuto un governo di cambiamento. In realtà ne ha avute mille occasioni. Ci ha creduto Di Maio, di cambiare. Il patto l'hanno fatto Di Maio e Salvini, quindi loro, sì, io lo devo solo su, io che non li ho neanche votati, lo devo anche subire questo cioè, personalmente come cittadino. Quindi, diciamo che forse sì, i 5 Stelle speravano di portare a casa, o sperano di portare a casa, alcune cose che almeno possano interessare. Ma secondo loro, se noi rimaniamo nell'ambito della giustizia, adesso per esempio è stata bloccata la legge del ministro Orlando sulle intercettazioni, che c'era una specie di decreto tombale sulle intercettazioni. Adesso si sta cercando di fare qualche cosa sulla prescrizione, speriamo che ne venga fuori qualche cosa. Noi viviamo di speranze, caro Alviano, e fin quando la gente voterà così noi vivremo sempre di speranze. Volevate un partito, cioè un movimento, credevate di più che potesse governare? Non, perché io parto sempre da quel presupposto, è un'alleanza strana. Cioè, che cosa hanno in comune il Movimento 5 Stelle e la Lega? Cioè, me lo devono spiegare. Cosa hanno in comune? Nulla. Sono agli antipodi, secondo il mio modo di vedere, e di vedere questi due partiti, cioè il Movimento 5 Stelle e la Lega Nord. Per questo, come vedevo una cosa agli antipodi, anche se il Movimento 5 Stelle avesse fatto un accordo col PD. Per me era la stessa cosa, non cambiava nulla. Per questo la colpa è del popolo. Non sanno il potere che hanno e non lo sanno sfruttare. E quello è il nostro problema. Però avevi ragione tu. Fin quando ci sarà questo tipo di informazioni, le informazioni che abbiamo tutti i giorni, che veniamo bersagliati tutti i giorni, la gente crederà alle fate turchine, alle streghe che volano. Insomma, allora, cioè, è così, non c'è nulla da fare. Guarda, noi intanto noi ti ringraziamo dello spazio che comunque tu sempre ci offri, e invitiamo le persone ad approfondire gli articoli che ci sono in Antimafia 2000, perché leggendo queste cose riusciamo ad entrare nelle logiche profonde. Una volta che abbiamo capito il sistema di ragionare del potere, riusciamo a scoprirlo anche quando la televisione dice altro, anche quando gli altri giornali ci dicono altri, perché abbiamo trovato una chiave di interpretazione di quanto vanno dicendo, per cui ci è facile sorvolare proprio quasi sorridendo su alcuni articoli o su alcune trasmissioni che vediamo, che ci vogliono far passare per bere cose che assolutamente non sono. Quindi molte grazie Rosario. Io passo la linea di nuovo a Massimo Bonella. Sì, Massimo è con noi. Grazie a te Alviano. E Massimo, se ci sei, batti un colpo. Sì, benissimo, riprendiamo la linea da Venezia, da Pianeta Oggi TV, dalla testata Old News alle 19.49. Dunque andiamo con le ultime notizie. Allora ci spostiamo a Napoli. La procura di Napoli indaga su presunti traffici organizzati di rifiuti realizzati nel quadro di una vasta e ramificata attività di illecito condizionamento delle funzioni pubbliche deputate alla gestione del ciclo dei rifiuti in Campania. Lo rende noto il procuratore Melillo. In particolare sulla gestione degli appalti per la raccolta, trasporto e smaltimento affidata alle amministrazioni comunali, spiega il procuratore.
Si prosegue, dunque, salute, nel 2018 539.000 poveri non si sono potuti permettere le cure mediche e i farmaci di cui avevano bisogno, mentre in 13 milioni hanno limitato le spese per visite e accertamenti. I dati nel rapporto 2018 Donare per curare, povertà sanitaria e donazione farmaci promosso da Fondazione Banco Farmaceutico e BFR Research presentato a Roma. Le famiglie povere destinano alla salute solo il 2,54% della propria spesa totale contro il 4,49% delle famiglie non povere. In particolare, spendono 117 euro l'anno contro 703 euro l'anno delle altre famiglie. Per le famiglie indigenti la quota principale della spesa è destinata ai farmaci, il 54% del totale. Abbiamo una notizia di cronaca, due operai edili sono morti a Taranto precipitando da una piattaforma di elevazione in uno stabile nel rione Tamburi, da un'altezza di circa 10 metri. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente è stato causato dalla rottura del braccio elevatore che è ceduto e ha fatto precipitare gli operai. Sono stati poi inutili i tentativi dei soccorritori per cercare di rianimare i due. Sono padre e figlio. Diciamo che l'impatto al suolo è stato troppo violento. Secondo i primi accertamenti, le vittime avevano noleggiato la piattaforma per una ristrutturazione edile privata e non avevano la cintura di sicurezza che serve per imbragarsi al mezzo. E con questa notizia io non ho altro da aggiungere qui dalla testata pianetaoggitv.net, All News da Venezia, sono le 19.52, restituisco la linea alla regia centrale a Treviso di Radio Science. A te Rosario, buonasera. Grazie Massimo, volevo ricordare a tutti i nostri amici e passate parola che domani alle ore 19 ci sarà una trasmissione straordinaria con Massimo Bonella e il presidente dell'Area Antonio Diomede e si parlerà appunto della situazione di queste emittenti, insomma, che sono a rischio chiusura e quindi dove ci potrebbero essere anche fino a 5.000 o oltre posti di lavoro, insomma. A rischio, insomma, trovarsi in mezzo a una strada non è una Sì, bella cosa. questo esatto, hai fatto bene a ricordarlo Rosario, questo riprendo di nuovo qui da Venezia perché è una situazione molto brutta, molto grave, abbiamo già comunque dei disoccupati, questo va a colpire soprattutto le emittenti, è bene specificarlo, locali, le RTV locali. Ora per RTV intendo radio e televisioni. Dunque, questo è lo scenario in Italia, io lo ricordo ancora che il 2 ottobre scorso, e non mi stancherò mai di ricordare questa cosa qui, prima parlavate di governo, eccetera. Boh, allora, sentite questa, allora, l'AREA, okay, che è un po' il sindacato che sta da tanti anni tutelando l'emittenza radio e televisiva locale, aveva organizzato una manifestazione a Roma per chiedere appunto soluzione al problema. Praticamente il presidente Antonio Diomede, presidente dell'Area, non è stato convocato da Di Maio, cioè Di Maio praticamente non si è nemmeno fatto presente, non è sceso, non ha mandato nessuno a dare un comunicato, insomma, cioè non si è fatto vivo nessuno lì a Roma, nessuno è uscito a dire qualcosa a quelle persone, e ce n'erano tante, perché lì erano presenti diverse televisioni. Televisioni e anche emittenti radiofoniche private locali. Nessuno è sceso a dire qualcosa, oltre a non essere stato convocato il presidente dell'Area, Antonio Diomede. Questa è una vergogna, soprattutto alla luce di un governo di politici che avevano sempre rivendicato che noi saremmo i più bravi, noi li mandiamo a casa tutti quanti, li mandiamo a fare ecco, vi ricordate lo slogan, no? Quindi uno si aspettava anche qualcosa di deciso, insomma, ecco. Quindi siamo arrivati al punto che non è stato convocato neppure il presidente dell'Area. Insomma, questo ha un suo peso, cioè questa situazione che è successa il 2 ottobre a Roma.
Questo è un peso, ne va di mezzo la libertà di stampa, ne va di mezzo la democrazia, o comunque un pezzo della democrazia italiana. Va bene, quindi rivolgiamoci a tutti gli amici dei 5 Stelle che hanno votato al Movimento 5 Stelle e che lo seguono, che intervengano proprio presso i propri politici, insomma, che intervengano e facciano in modo che ci sia questo incontro, insomma, che l'area venga tenuta in considerazione, perché l'area ha fatto anche delle proposte che avevo letto. Quindi è molto importante. Sì, comunque anche, domani sera alle 19 ne parleremo col presidente Antonio Diomede dell'area e quindi approfondiremo maggiormente questo aspetto che è fondamentale. Quindi possiamo anche sul piano tecnico l'area aveva proposto delle cose molto interessanti. Sì, ho letto per questo. Quindi diamo appuntamento a domani sera alle 19 con tutti gli amici con questo speciale e ringraziamo tutti per averci seguito. Ricordiamo sempre antimafia2000.com, il sito della rivista dove abbiamo letto, dove Alviano ha letto l'articolo, 2000 scritto in lettere. Ricordatevi della testata All News Pianeta TV, pianetatv.net, vero Massimo? Perché poi mi sbaglio con tutti i titoli. Esatto. Allora, o sì o no? Allora, diciamo sì. Sì. È sbagliato. Allora, sì, è sbagliato. No. Pianetaoggitv.net. Sì, no. Allora, io penso che tu lo scrivi minimo ogni giorno almeno 10 volte sto nome. Sì. Quindi sì, per questo. Ma poi quando lo devo dire, sai che io non sono bravo a parlare per radio, insomma, quindi non sono portato per queste cose, quindi diciamo che mi imbroglio, ecco, insomma, non riesco, i miei pensieri si accavallano troppo e non riesco a essere molto elastico, ecco, nel parlare. Ma allora scatta una domanda qui: come mai invece l'altra notte potremmo dire a Trieste, a Radio Diffusione Europea, sei andato così bene che hai fatto una trasmissione, cioè veramente un intervento che non lo so, devo ringraziare Graziano per questo che ha saputo condurre. Lo salutiamo, Graziano D'Andrea, direttore di Radiodiffusione Europea, anzi prossimamente ci sarà anche una versione televisiva, attenzione, quindi occhio a pianetaoggitv.net, perché noi cerchiamo, malgrado tutte queste difficoltà che abbiamo all'orizzonte, ma ce la mettiamo tutta e siamo pronti a scavalcare qualsiasi ostacolo, ecco, assolutamente, quindi sempre costruttivi, sempre dinamici e sempre pronti a riempire i palinsesti con nuove idee, con contenuti importanti, costruttivi per la società. Va bene, Rosario. Un caro saluto a tutti quanti, allora, e andiamo con la sigla. Avete ascoltato Pianeta Oggi Eventi nel Mondo su Radio Science.